Ciao a tutti, oggi prepareremo il torrone di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 4 ore per il raffreddamento. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, cioccolato bianco, cioccolato al latte, Nutella, nocciole e pistacchi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale il cioccolato fondente. Lo andiamo a tritare per 20 secondi a velocità 8. Uniamo sul fondo. Adesso andremo a sciogliere il cioccolato, 5 minuti, a 60 gradi, velocità 3. Il nostro cioccolato è pronto. Andiamo a metterlo da parte in una ciotola. Andiamo a riporre il boccale. Spostiamo momentaneamente i nostri ingredienti. Andiamo a prendere il nostro cioccolato fuso. E andiamo a prendere uno stampo. Potete utilizzare uno stampo unico per fare un unico torrone. Noi in questo caso utilizzeremo uno stampo per fare vari torroncini. Con un pennello di silicone andiamo a ungere il nostro stampo. Adesso andiamo a posizionare in freezer lo stampo per una decina di minuti e poi faremo di nuovo un secondo passaggio di copertura. Adesso, senza lavare il boccale, andiamo a mettere all'interno il cioccolato bianco, il cioccolato al latte, li andiamo a tritare per 20 secondi a velocità 8. Uniamo sul fondo. E adesso andiamo a sciogliere cioccolato per 5 minuti a 60 gradi, velocità 3. Adesso andiamo ad aggiungere la Nutella. Andiamo ad amalgamare il tutto per 15 secondi a velocità 6. Il nostro composto è quasi pronto. Adesso noi andremo a prenderne una parte, la metteremo da parte, che ci servirà per fare la variante con i pistacchi. Voi eventualmente potete decidere se farlo tutto con le nocciole o con nocciole e pistacchi o solo con i pistacchi. Andiamo a riposizionare il boccale, prendiamo le nocciole, le versiamo all'interno
e andiamo ad amalgamare il tutto per 30 secondi. Antiorario, velocità 3. Il nostro composto è pronto, andiamo a riempire i nostri stampi. Adesso utilizzeremo prima l'impasto che abbiamo fatto con i pistacchi. Andiamo a riempire . Adesso passiamo a riempire gli altri con l'impasto con le nocciole. Dopo aver riempito tutti i nostri stampi, andiamoli a mettere in frigo per almeno 3 ore. Trascorse 3 ore, andiamo a uscire dal frigo i nostri stampi, riprendiamo il cioccolato fondente, lo riportiamo a temperatura e andiamo a coprire la parte di sotto. Ci aiutiamo con una spatolina. E facciamo così anche per il resto degli altri torroni. Una volta ricoperti tutti, andiamoli a riporre in frigo per una mezz'oretta. I nostri torroni sono pronti, adesso li usciremo dagli stampi e andremo a impiattare. Torrone al cioccolato. Grazie. E alla prossima ricetta!